Ciao amici, buongiorno dall'Alto Adige. Ora vi porto con me a fare questa escursione. Partiamo da Riva di Tores, la valle di Ries, dove ci sono le famose vedrette di Ries e tanti oltre 3.000 metri. Partiamo da Riva che già si trova a 1.600 metri e facciamo la prima tappa alla Kuttenalm. La Malga Kuttenalm si trova a 1.900 metri. Poi da lì proseguiremo per il lago Clam o lago di Gola, perché si trova poco prima del valico alpino Gola, che sta a 2.243 metri, poco prima del passo di Gola, dopodiché dietro c'è il confine austriaco. Vittorio si veste perché l'aria è freddina. No, L'avevo presa di pizzo buono, no. ma troppo freddo. Sta intorno ai 10 gradi, freddino. Si va verso la Kuttenalm, sentiero numero 9. Andiamo. Oh, Vittorio, piano però, eh. Non correre. L'acqua che scende dai ghiacciai. Che latte che fanno queste mucche? O sono vitelli, Vittorio? Sono vitelli o mucche? Piccoline, bevono l'acqua fresca del torrente e mangiano l'erba. Questa si chiama cricche. Questa si sta incavolando? Che sei arrabbiata? Oh Vittorio, stammi vicino. Vedete che hanno il nome? Dove sta il nome? Che significa in italiano monti. Ma non lo leggo. Qua. Il Vieni qua. nome? Qua. Ah, eccolo. Guarda. Cliche che significa monti. Ciao bella. Ciao. Ma c'ho le corna. Ok, continuiamo. Continuiamo la nostra passeggiata, che non è poi tanto una passeggiata, ci sono dei pezzi in salita, però vedete si fa benissimo con la bici, con la mountain bike, infatti è pieno di ciclisti perché loro praticamente si fanno tutto il giro delle vedrette, passando anche per un'altra malga dove noi non andremo. Il paesaggio è bellissimo, fa un po' freddino, però siamo partiti presto, poi l'aria scalda. Il percorso mette un'ora per arrivare a questa malga, però noi naturalmente ce ne abbiamo messo un pochino di più, un'ora e mezza, quasi 2 ore, ma questo perché abbiamo fatto tante foto e tanti video. Eccoci qua, siamo arrivati alla Kuttenalm. Qui ora faremo uno spuntino, una colazione perché il pranzo lo faremo al ritorno. Vedete, fanno anche il pane qui, il pane di segale. Questi sono i loro prodotti, formaggi, miele che vendono. Il panorama è bellissimo. Io mi prendo un bel yogurt naturale ai frutti di bosco, loro produzione, naturalmente con le mucche che hanno al pascolo. Una piccola sosta e poi ripartiamo. Dalla Kuttenalm, dove abbiamo fatto una piccola colazione con yogurt, con il latte delle loro mucche e frutti di bosco, mirtilli anche. Tanti mirtilli, buonissimo. Vai Vittorio,
qui si continua che dovrebbe esserci un laghetto alpino. Vediamo se ci arriviamo, eh. Bel paesaggio con le vedrette. Tira molto vento, il vento è abbastanza freddino. Vedete quanti ciclisti vanno su? Tranquilli. Mentre noi andiamo ancora su, loro già ritornano. Noi la prendiamo piano piano, eh. Anche qui mette un'ora, ma a noi, per noi ce ne vogliono due. Vieni Enrica, vieni. Oramai siamo quasi in cima. Sì, sì, altri 20 minuti e stiamo sul lago. Siamo a 2000 metri, eh? Eccoci, finalmente siamo arrivati. Vedo laggiù il laghetto. Eccolo qua. Non è grandissimo. C'è gente che sta prendendo il sole. L'acqua sarà fredda. C'è un cagnolone, dei cagnoloni giù che stanno facendo il bagno. Qui siamo quasi a 2003, eh? Adesso c'è l'Austria, c'è il confine con l'Austria. È pieno di trote, forse i cani volevano pescare. Proviamo. Qui prendono il sole. Sai che cosa prendono quando fanno così? Eccola, eccola laggiù, ne vedo una. Oh! Dico, lo sai che cosa prendono? Cosa? Gli insetti che se vanno a bevere. Vanno velocissime, guardali. È quella, è quella. La prendo? Dai, dai, dai. Allargo un pochino, eh. Non c'è nessuno a pescare, è vietato. Qua vicino, guarda, eh. Sì. Ho allargato un pochino. Splendido questo laghetto, veramente splendido, acque cristalline, e c'è una pace, una tranquillità incredibile. Ora da qui, qui siamo a 2250 presso a poco, adesso non ricordo bene, saliamo un altro pezzettino per arrivare al valico e quindi al confine con l'Austria. Quindi saliamo un altro pochino, il lago sta a 2243 e il passo Gola sta quasi a 2300 metri. Queste sono delle vecchie postazioni militari della Prima Guerra Mondiale. E subito dopo c'è il confine con l'Austria, eccolo qua. Questo è un valico, scusatemi, ho detto passo Gola, ma naturalmente è passo di Gola, da qui il nome del lago. Ecco, qui siamo in Italia, passiamo di là e siamo sul confine. Più giù poi c'è un'altra malga,
Però noi ci fermiamo qua, eh. I ciclisti praticamente fanno tutto il giro, scendono anche in Austria, poi rigirano e vanno al lago di Anterselva, Passo Staller. Oh, questa è la polenta, però abbiamo già smangiucchiato, scusatemi, ho dimenticato di fare la foto, e questo strudel è ottimo, veramente ottimo. Bene, non ci resta che tornare giù, che Ciao, scendere di nuovo sul sentiero per ci arrivare fino a vediamo? Riva. Desi, ci chiama Desi, no, Belsi, che nome? Bene, torniamo giù, come vedete ci fanno compagnia le numerose mucche e vitelli che sono al pascolo. E ora to a tornare giù ci vorrà, scusate, ci vorrà molto meno. Adesso c'è un bel sole, velocemente torniamo dove abbiamo lasciato la macchina, al parcheggio. Spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo, ciao!